Oggi siamo a Legro, frazione d'Orta, rinomata località turistica in provincia di Novara. Legro è una piccola frazione che sembrava un po' addormentata. Oggi invece, grazie ad un intraprendente intervento di rilancio, è diventata una vasta galleria d'arte a cielo aperto, visitabile gratuitamente. Legro come paese dipinto nasce in tempi relativamente recenti, nel 1998, e già grazie ai suoi primi 12 murales il paese ha iniziato a rivivere. Un percorso consigliato lungo i vicoli di Legro porta alla scoperta di questi dipinti. Siamo in compagnia di Fabrizio Morea, sindaco di Orta, appassionato di cinema, appassionato di Legro e ideatore del progetto Legro Paese Dipinto. Come è nata l'idea? L'idea è nata quasi per scommessa. Volevamo, quando ero presidente della Proloco 5 anni fa, rivitalizzare questa frazione, che è la frazione più popolosa del comune di Orta, ma era anche la frazione forse più dimenticata del comune di Orta. E quindi ci siamo chiesti cosa serve per riportare la gioia di vivere in questa frazione che sta lentamente perdendo questa appunto voglia di vivere. E ci siamo inventati, sulla scorta di quanto avevamo visto in altri luoghi, non ultimo Arcumeggia, questo percorso ideale per riscoprire il cinema prodotto sul Lago d'Orta negli ultimi 50 anni. Quindi da qui proprio l'idea di utilizzare il tema del cinema a livello di dipinti, di soggetti dipinti. Sì, l'idea è stata vincente perché dopo una prima tornata abbastanza difficoltosa, perché i frazionisti non credevano tanto a questa iniziativa, e ci siamo detti forse la strada giusta attraverso questo escamotage, portando il cinema sui muri, riusciremo a convincere gli abitanti di questa frazione che bisogna amare di più il loro paese. E così è successo realmente, che dopo il primo anno, quando, come ho detto, c'è stata un po' di difficoltà e un po' di titubanza nei proprietari delle case a concedere i muri, negli anni a venire c'è stata invece una involuzione, una corsa ad offrire i propri muri, perché insieme al dipinto che veniva realizzato la Proloco avrebbe offerto, così come ha fatto, alcune facilitazioni. Cito l'assicurazione, una copertura assicurativa gratuita sulla facciata, quindi al riparo da qualsiasi rischio, un contributo sulle vernici per rinfrescare le facciate, le pareti delle case, e piano piano il paese è risorto. L'amministrazione dell'epoca ha creato questa stupenda piazzetta che è un po' il centro, il cuore, il nucleo storico della frazione, e intorno alla piazzetta si è sviluppato tutto il discorso pittorico di arte murale, che oggi però sta assumendo un contorno ben più definito. Dai primi artisti si è passati poi agli artisti impegnati, a quelli con degni di firma, e oggi infatti pensiamo anche che non solo pittura, ma Legro deve essere anche scultura. Chiesa del Settecento per una parrocchia che conta circa 400 abitanti, e con noi il parroco di Legro, Don Erminio Barberis. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, siamo qui. Siamo, sì. Intanto questo bel sole è tutto molto piacevole, no? Senta, e da quanto tempo siamo qui? Da quanto tempo io lei sono qui abita? Dall'80, 1980, che è sempre del secolo scorso, e allora mi ha messo in questo paese, e il luogo principale è Orta, ma in penisola in mezzo al lago. Nel rintroterra di Orta c'erano queste zone
sparse di qui fino alla Torre di Buccione, cioè fino alla fine del lago, è circa 3 chilometri, no? E in questa zona i miei elenchi dicono c'è un solo cascine. C'era soltanto cascine. Quindi lei può in un certo senso darci la memoria storica di questo posto. Cos'è cambiato da quando si è deciso di fare l'Egro Paese Dipinto? Da quando sono qui io, questo paese ha cominciato a rivitalizzarsi, a diventare un po' più popoloso, anche perché a Orta non c'è possibilità di costruire. Solo nella zona interna, sulla terraferma, si può costruire. E allora ecco che chi voleva venire a Orta ha provato a mettere qui. Chi aveva le case qui ha trovato che è più comodo farlo perché costa di meno. Arcomeggia è stata la prima località dei più di 200 comuni che sono i comuni dipinti in Italia. Quindi, nata nel 1956 con il primo dipinto, ha già una bella e una grande storia alle spalle, però Arcomeggia deve avere anche un futuro. Arcomeggia è la frazione dipinta di Casalzuigno. Ha una lunga storia, ormai più di 40 anni. Ha un patrimonio di notevole valore perché ci sono affreschi di artisti di livello nazionale e internazionale qui ad Arcomeggia. Arcomeggia però è una frazione che in questi anni si è andata via via un po' spopolando perché ovviamente vive le difficoltà di un paese di montagna, un paese isolato. Non esiste più un negozio. I bar, ristoranti ormai sono ridotti a due e quindi c'è una difficoltà di vita. C'è anche qualche giovane coppia che però ha deciso di venire ad Arcomeggia, cominciano ad esserci nuovi bambini che dobbiamo ovviamente come comune organizzare il trasporto per la scuola elementare. Arcomeggia e l'Egro sono due fra i più di 200 comuni in Italia che hanno scelto, che hanno deciso di dipingere le proprie case per attirare i turisti o comunque per far parlare di sé. Ma se l'Egro ha una storia recente, per Arcomeggia bisogna andare indietro ancora un po' negli anni e tutte e due insieme possono essere una spinta perché la Val Verzasca faccia, si deve fare per dar vita al sentiero dell'arte. Per introdurvi ad Arcomeggia abbiamo scelto il cuore di questo borgo d'arte e visto che si parla di cuore abbiamo scelto un innamorato, Raffaele Montagna. Grazie, sì è vero, io sono innamorato di Arcomeggia, sono innamorato dell'arte in generale, mi è piaciuta tanto che in effetti adesso mi interesso dell'Associazione Italiana dei Paesi Dipinti di cui sono il segretario nazionale che raccoglie attualmente più di 200 paesi come Arcomeggia, certo non così famosi, non così grandi in rapporto al calibro degli artisti che hanno partecipato a questa iniziativa, comunque ciascuno di questi paesi ha deciso di raccontare la sua storia, diciamo così, mettendola sulle mura esterne delle case e questo mi pare un bel
una bella iniziativa, insomma. Sono tutti paesi prevalentemente piccoli, addirittura qui arriviamo ad Arcumeggia che avrà, sì e no, 30 persone, ma il calibro di Arcumeggia è effettivamente grande. Come nasce Arcumeggia? Arcumeggia nasce da un'intuizione del mio predecessore alla direzione dell'ente provinciale per il turismo, Maglio Raffo, insieme a Gianfilippo Usellini, che nel 1956 era il direttore dell'Accademia di Brera. In seguito ad un'iniziativa che si faceva a valle, cioè pittori in Valcuvia, fu deciso di incominciare a fare qualche murale qui ad Arcumeggia, che allora non aveva neanche la strada asfaltata, si saliva quasi a dorso di mulo. Tutto il paese partecipò a queste iniziative, adottando di volta in volta i pittori con un entusiasmo e con una come dire, sensibilità culturale senza pari. Si possono vedere i risultati di questo, tante volte entrando in una cucina mezza affumicata si trova un olio di carpi, magari qualcosa di Usellini, proprio regalato agli abitanti perché così avevano adottato il pittore, quindi si andava a mangiare a casa, si facevano delle grandi chiacchierate perché Arcumeggia ridava un po' la dimensione umana che successivamente si è perduta. E qui siamo alla Casa del Pittore, che è stato il tramite perché questa iniziativa potesse essere fatta. E qual era l'accordo? L'accordo era che la comunità attraverso questa casa ospitava il pittore e il pittore in segno di amicizia lasciava l'opera, cioè non si pagava, insomma, ecco, questo voglio dire. E questa casa quindi ha visto tutti quanti i grandi pittori che hanno partecipato a questa iniziativa soggiornare qui per un periodo più o meno lungo. Questo era il tavolo del soggiorno, di là c'era la cucina, di sopra le camere e lo studio. E qui ci sono i risultati, questo è il bozzetto originale dell'affresco di Aldo Carpi è lui che si è ritratto come Sant'Ambrogio che benedice Arcumeggia, ma ci sono tele di Salvini, uno dei pittori locali che sono stati, diciamo, cooptati in questa iniziativa insieme a Giuseppe Montanari. E poi ci sono i giovani, c'è Giancarlo Borgia, ci sono alcune tavolette di tutti quanti gli artisti, compreso Aurelio Morellato, che in effetti è lui, è il panafreniere, purtroppo è scomparso, e che appunto da giovane, aveva appena sì e no, tra i 20 e i 30 anni, aiutava i pittori a dipingere con la tecnica a fresco, che è una vecchia tecnica italiana e che, diciamo, ha il risultato di compenetrare la pittura direttamente nel muro, e così la pittura stessa ha quel non so che di trasparente, di effettivamente bello, insomma è unico come pittura. Passo più a nord, ma sempre all'interno dei confini insubrici, e ci ritroviamo in Svizzera. Questa volta il nostro viaggio si snoderà lungo un'intera valle del Canton Ticino, la Val Verzasca, situata nella regione di Locarno. Di Legro e d'Arcumeggia, i paesi dipinti, la Verzasca ha cercato di incentivare il proprio turismo proponendo un sentiero per l'arte lungo il quale sono disseminate ben 32 opere. E ne parliamo con il sindaco di La Vertezza. Buonasera. Buonasera. Di cosa si tratta? Ma si tratta di un percorso
pedestre, di un sentiero che il sentiero c'era già, è stato però predisposto con delle opere che sono frutto del lavoro di una ventina di artisti conosciuti non solo nazionalmente ma anche internazionalmente, che hanno abbellito questo percorso di 3 km dalla Vertezzo fino a Brione con delle opere, non tutte per la verità, bene accette da parte della popolazione valerana, vuoi per il materiale usato, vuoi anche per i soggetti rappresentati. Ha fatto un po' discutere all'interno della valle, ma oramai a questo momento sono entrati un po' nello spirito anche della gente valerana e quindi al momento attuale sono accettate così come sono state messe in opera. E per la valle comunque è sempre un'ottima attrazione turistica. È un'ottima attrazione turistica e è anche un'attrattività dal punto di vista culturale, perché chiaramente la fama degli artisti e anche alcune di queste opere sono veramente belle. La prima delle 32 opere scultoree disseminate lungo questo sentiero dell'arte è del signor Lütti, una sorta di astronave. Sì, si può dire che qui erano prima popolati di piccoli personaggi in bronzo che dopo sono partiti da qua. Dove sono andati? Hanno invaso il mondo, che a volte si trovano nelle gallerie o da gente che li ha portati via, ecco. Ho pensato di fare una cosa leggera che regge al tempo anche. E secondo lei si è integrata bene in questa natura? Sì, boh, ha preso una botte di un rame secco, ma per il resto è da anni su. Sì. Ma è anche un po' quello che si voleva fare, far sì che la natura integrasse forse addirittura queste opere. Sì, certo. Io mi aspettavo più ragnatele di alcuni animali o nidi di uccelli, no? Che prende la sua patina e la sua forma o deformazione. Cosa pensa in generale di questo sentiero? Io lo trovo una bellissima idea di portare la gente nei luoghi non al di fuori dei musei. Questo sentiero dell'arte abbiamo incontrato la signora Penelope e le sue opere, addirittura 9. Cosa rappresentano? Rappresentano prima di tutto un passeggiata dove si trova varie cose lungo una passeggiata. Ma che cosa l'ha ispirato questa natura della Verzasca? C'era l'idea di non fare cose di grande ego, di non fare qui sono io e lì è la natura, di fare una cosa che era proprio in sintonia con la natura, che coinvolge la natura e anche se vuoi si muove con la natura, per esempio come questa ombra qui che si muove. Alla fine del sentiero dell'arte ci imbattiamo in un atelier a cielo aperto, l'atelier di Giorgio Scarmi. Buonasera. Ciao cara. L'inventore del sentiero dell'arte. Sì. Come mai questa idea? Questa idea è venuta per portare la gente nella natura e godere dell'arte e della natura assieme. Perché non lo fa abbastanza secondo lei? Sì, la gente? No. Lei tra l'altro ha una sua opera lungo il sentiero. Sì, di cosa si tratta?
si tratta del piede dei druidi, che sono 5 pezzi con un punto centrale tutti uguali, dove ai tempi venivano fatti dei rituali magici. Quindi ho riportato questa cosa arcaica in chiave moderna. È un po' questo che rappresentano tutte le sue sculture? Sì, il mio lavoro è sull'arcaico. Come mai è arrivato qui in Val Verzasca? C'è magari una natura che lo ispira particolarmente? No, sono arrivato qui per marketing. Per affari, semplicemente? Per e vende bene a questo punto. Ho fatto il calcolo di quante persone passano e io ho comprato questo luogo. Quanto è importante l'arte in questa valle? La gente la vive ancora in una maniera molto sterile. Turisticamente è importante? Turisticamente è importante perché abbiamo dei grossi clienti, architetti, investitori d'arte di tutta Europa che arrivano qui perché sono milioni di persone all'anno. E la natura della Verzasca l'ha ispirata in qualche modo? Mi ha dato la pace di poter fare quello che io sto facendo. Un'altra caratteristica di Legro è quella di aver intitolato alcune vie del centro a registi che in quest'angolo di Piemonte hanno deciso di realizzare le loro opere. Veniamo ora a scoprire quali sono stati i film girati in queste zone che hanno ispirato i dipinti delle pareti di Legro. E ne parliamo con Giulio Bedoni. Buongiorno. Buongiorno. Giulio Bedoni, scrittore, giornalista e autore del volume Lago d'Orta in versi e in prosa. Sì. Ce ne parli un attimo, di cosa si tratta? È un'antologia letteraria che raccoglie brani di scrittori e poeti che si sono ispirati al Lago d'Orta o che sul Lago d'Orta hanno ambientato le vicende raccontate nelle loro opere. Bene, invece per quanto riguarda la parte filmica, cioè quello che è stato girato in queste zone e che ha ispirato poi appunto i dipinti sulle pareti di Legro, che cosa ci può dire? Qualche chicca, qualche racconto? Qualche ecco, diciamo film? Che a differenza delle opere letterarie raccolte nell'antologia che abbiamo citato, dove naturalmente l'autore ha tratto ispirazione dai luoghi e sui luoghi ha collocato le sue vicende, i film hanno trovato qui, diciamo, un set ideale per la loro realizzazione, ma sono ovviamente prevalentemente, se si eccettuano telefilm realizzati per la televisione tedesca da Karl-Heinz Schrotz, oppure da uno dei tanti racconti del maresciallo realizzato da Mario Soldati, oppure da uno sceneggiato di Gianni Morandi, sempre per la televisione, le opere squisitamente cinematografiche naturalmente trattano di vicende che qui hanno soltanto trovato una felice collocazione. In questo senso, tra i primi ad ambientare opere cinematografiche in loco abbiamo uno dei registi della serie dei Telefoni Bianchi, Carmine Gallone, con L'amante segreta, con Alida Valli, e un regista, Giorgio Bianchi, con La maestrina, che fu girato sulle due rive del lago e in bianco e nero nel 1942, e che consente per esempio di rivedere com'era una località tipica di Lago, quale è Lagna, quasi tuttora rimasta tal quale raffigurata nel film. Thank you.
tra i vari brani che hanno ispirato i film girati in queste zone ce ne sono alcuni di un famoso scrittore anche della zona varesina, Piero Chiara. Esatto. Sì, le opere letterarie di Chiara sono ovviamente ambientate nei suoi luoghi d'origine, di cui conosceva vita, morte e miracoli e di cui ha riportato nei suoi esilaranti anche racconti o romanzi le vicende da Il piatto piange a La spartizione, Il balordo e così via. Curiosamente diverse di queste opere, cominciando dal piatto piange, anziché a differenza per esempio della spartizione che è diventata quel bellissimo film con Tognazzi Venga a prendere il caffè da noi, che ovviamente è rimasto ambientato a Luino. Nel caso del piatto piange invece tutta la vicenda, che è squisitamente luinese e molto anche notturna, nel senso che tratta di questi giocatori di carte, è comunque, ha trovato un palcoscenico meraviglioso proprio nella cittadina di Orta, legando così le atmosfere, diciamo il carattere di questi due laghi, che diversi dal punto di vista scenografico della dimensione del paesaggio, sono abbastanza simili invece, o assimilabili per quanto riguarda forse il carattere, il modus vivendi, che è tipico, specifico della gente di Lago, un ambiente ovviamente cosmopolita, insieme molto provinciale, con tutto quel che ne consegue sotto il profilo poi della capacità di Chiara di andare a scavare nel profondo della psicologia di questi personaggi di paese. Tra l'epoca dei telefoni bianchi e i film di Piero Chiara, altre pellicole di rilievo sono state girate in questi luoghi e sono oggi ricordate sulle pareti di Legro. La spia del lago con Alan Ladd del 1950, in cui un capitano torna proprio ad Orta per rintracciare la spia che l'aveva consegnato ai nazisti. Altri film, qui rappresentati invece, non sono girati ad Orta, ma vi si è voluto comunque fare omaggio. Film cult come Riso amaro con Silvana Mangano, girato non lontano da qui tra le risaie del Vercellese, oppure una versione di Addio alle armi con Gary Cooper, di cui una parte è stata ambientata a Stresa, come nel romanzo di Hemingway. Un altro grande personaggio ortese, Rodari, è qui ricordato perché da una delle sue novelle, La freccia azzurra, è stato tratto nel 1996 un lungometraggio a disegni animati di Paolo Carroni, con le voci di Lella Costa e Dario Fo e musica di Paolo Conte.